Benvenuti a Speciale Università. Si celebra quest'anno il 25ennale del progetto Erasmus, ne abbiamo parlato più volte nel ciclo di trasmissioni che riguardano Speciale Università appunto. Questa sera ne parliamo con dei ragazzi che sono direttamente coinvolti nel progetto Erasmus e ringrazio per la loro presenza tutto l'ufficio area relazioni internazionali dell'Ateneo di Perugia, la delegata del rettore alle relazioni internazionali, professoressa Gaglino, e comunque tutto l'ufficio nella sua interezza. Volevo e desideravo molto la presenza dei ragazzi Erasmus, appunto per la loro presenza ringrazio ancora l'ufficio e li presento, poi sentiremo le loro esperienze. Prima il gruppo degli studenti incoming, quindi gli studenti diciamo stranieri presenti a Perugia per il progetto Erasmus. Ringrazio per essere qui Frank Schumacher, buonasera, Marta Osuna Marco e Silvia Valleio, poi ovviamente andiamo nello specifico della vostra provenienza, e ringrazio anche la rappresentanza degli studenti Erasmus outgoing, quindi di coloro che stanno o comunque hanno vissuto un'esperienza Erasmus. Alessandro Verona e alle vostre spalle Serena Brenci Pallotta e al suo fianco Silvia Nulli Smuraglia. Grazie anche a voi di essere qua. Per cavalleria diciamo di paese in qualche maniera cominciamo dagli ospiti, quindi dagli studenti incoming cosiddetti. Cominciamo da Frank Schumacher che viene dalla Germania, come forse insomma si può intendere anche dal suo stesso nome, frequenta Perugia la facoltà di scienze politiche, viene da Tübingen, Germania. Da quanto tempo qui? Quasi 5 mesi, sì. Quasi 5 mesi. Sì. Perché la scelta di Perugia? Perché c'erano 3 città per scegliere. Era Firenze, poi Bologna e Perugia. E Perugia è anche gemellata con la mia città. Con Tübingen. Sì, e quindi ho scelto Perugia perché non conoscevo anche la città. Era un modo per conoscerla, insomma. Sì, come si sta trovando? All'inizio era tutto un po' strano, perché sì, dovevo abituarmi alla città, alle persone, ma certo. Adesso mi piace molto, anche perché è situata in piena natura, è molto verde, sì. Si sta trovando bene, quindi. Sì. Quanto durerà il suo periodo di permanenza qua a Perugia? Quanto rimarrà? Ah sì, solo un mese ancora. Ah, sì. Quindi 6 mesi in tutto. Sì, sì, sì. Facoltà di Scienze Politiche, ha sostenuto degli esami, ha intenzione di sostenerli in questo periodo? Sì, ho già superato 2 esami e erano bene. E adesso manca solo un esame, ma spero bene, sì. La scelta dell'Italia, no? Anche questa è stata una scelta, sì. Nel senso che i paesi Erasmus sono più d'uno evidentemente. Sì. Come mai l'Italia? Sono interessato per l'Italia, per la cultura, e ho fatto anche un corso, no, 2 corsi di lingua in Germania. E quindi, infatti parla molto bene, sì, l'italiano. Grazie. Insomma. No, bene. Sì, per questo ho scelto l'Italia, perché sì, mi piace l'ambiente, la dolce vita, sì. Diciamo questo è un aspetto, giustamente, adesso cominciamo anche a vedere delle fotografie che gentilmente ci avete portato, che testimoniano anche, perché no, la vostra presenza a Perugia e la vostra esperienza di questi mesi nella città di Perugia. Al suo fianco Marta Osuna Marco viene da Madrid, dalla Spagna, quindi evidentemente, facoltà di medicina e chirurgia a Perugia. Un po' le stesse domande, perché l'Italia e perché Perugia? Io volevo Italia per forza. Per forza? Perché mi piace molto da quando ero piccola. L'Italia mi è sembrato sempre un paese che è anche similare a Spagna e a la gente. Beh, a livello linguistico voi siete avvantaggiati, no? C'è una somiglianza nella, sì, lingua. Sì, certo, certo. Ma anche poi arrivare alla perfezione è più difficile per noi, perché certo, sbagliamo più facilmente, sì, magari andando più sicuri. L'Italia, appunto per questo, sì, amore per l'Italia stessa. Perugia come mai? È Perugia perché volevo una città piccola, per forza, perché... Però lei viene da una città grande. Sì, per quello volevo. Ah, ecco, voleva dalla metropoli andare insomma un po' in una realtà più, sì, sottodimensionata, ecco, certo, chiamiamola così. E anche Perugia è nel centro, quindi mi facilitava per fare diversi viaggi. Che... Gli spostamenti. Sì. Presso la facoltà di medicina e chirurgia, da quanto tempo è presente e quanto rimarrà ancora? Io sono arrivata in settembre, quindi più da 9 mesi. Ah beh, un bel periodo, eh? Sì, un bel periodo. Quanto rimarrà ancora? Poco.
Paco lo dice con sofferenza, sì, le dispiace? Preferisco non parlarlo perché... Perché no. Vuole rimanere? Certo. Lei vorrebbe rimanere? Beh, questo è molto bello. In facoltà come si è trovata? Bene, tranne l'esame orale che sono stati orribili. Orribili perché impegnativi, difficili? Perché orale, perché noi non abbiamo mai fatto un esame orale prima di essere venuti qui. In realtà anche il sistema formativo universitario anglosassone non prevede gli orali, no? Sono tutti un po' plasmati sui test scritti. Voi avete dovuto scontrarvi con la realtà diversa, no? Degli esami orali, difficili, impegnativi. Sì, almeno immagino. Ci aiutano un po' però. In facoltà comunque vi trovate bene? Sì, è molto bella. La sede è nuova, insomma, sì. Vi trovate anche in una realtà logistica sicuramente favorevole. Parlavo al plurale perché al suo fianco c'è Silvia Valleio, anche lei evidentemente dalla Spagna, anche lei da Madrid, anche lei medicina e chirurgia. Le stesse domande più o meno, come mai la scelta dell'Italia e di Perugia? Dall'Italia perché anche io sono innamorata da piccola dell'Italia e ho anche famiglia che abita al nord d'Italia ecco. E per questo la conosco un po' da un po' di piccola. Parenti insomma sì. In Italia e mi pare un paese simile alla Spagna ma anche diversi in qualche cosa e io volevo conoscerlo in città come si è trovata? In città? A Perugia come si è trovata? Benissimo. Molto bene. Ti sei sentita accolta dai suoi coetanei, dagli altri ragazzi, dagli studenti, dall'Ateneo stesso? Fin dall'inizio mi ho trovato qui come la mia città. Dove abitate? Dove alloggiate? Toglietemi questa curiosità. Sì, dove abitate? Al centro. In una casa? In un affitto, con quattro studenti di medicina siamo. E pure stranieri o anche italiani? Noi siamo spagnoli. Tutti spagnoli? Però vi siete trovati bene anche con i ragazzi italiani, sì, con i vostri colleghi italiani? Sì, abbiamo molti amici italiani fin dall'inizio e anche oltre studenti di medicina dell'università sono molto tutti simpatici. Lei da quanto tempo è qua? Io sono qui da settembre. Quindi lo stesso periodo della sua collega, se ne andrà anche lei tra poco? Sì. E anche lei non ne vuole parlare? Meglio no. Meglio di no. Insomma, state proprio bene qua. Sì, sì, sì. Che cos'ha Perugia più di Madrid? Perché, insomma, Madrid è una bellissima città, offre, no? Immagino anche tante opportunità. Sì, ma Perugia ha una tranquillità speciale. Io sono qui molto rilassata. Guarda, in virtù delle ultime polemiche di varia natura anche sui mass media, quello che dite, insomma, ci rincuora parecchio, perché ci parlate di tranquillità, di vivibilità, insomma, questo è molto importante, no? Considerando quanto si è parlato di Perugia e non sempre bene nell'ultimo periodo, invece voi ci portate una testimonianza assolutamente positiva in questo senso. L'esperienza di chi invece da Perugia va a fare un'esperienza appunto all'estero, in particolare mi segnalavano che lei, Alessandro Verona, facoltà sempre di medicina e chirurgia, quindi gli stessi studi delle sue colleghe, ha scelto di andare 9 mesi nella loro università, quindi l'università, lo pronuncio spero correttamente, Universidad Complutense di Madrid, giusto? Uno scambio a tutti gli effetti, perché lei è andato e loro sono venute qua, insomma, come si è trovato? È stata un'esperienza indimenticabile, senza dubbio. La scelta di Madrid è stata dovuta sia alla dimensione della città, quindi lei voleva andare nella metropoli? Sì, invece. Un'esperienza lì era importante anche perché io sono dell'Università di Perugia, rappresentante degli studenti dell'Università di Perugia, però ternano d'adozione, sebbene emiliano, perché sono all'ospedale di Terni, ormai è l'ultimo anno, per cui è in chiusura, si spera. Certo. E il contrasto è forte dal punto di vista dell'offerta culturale, perché devo dire che è chiaro, rispetto a Terni, Madrid è una realtà multidisciplinare, enorme. Anche dal punto di vista dell'offerta non solo culturale, ma anche politica e di scambio umano. C'è da dire che invece dal punto di vista didattico l'offerta è interessante perché l'approccio è differente. Mentre abbiamo un approccio italiano molto teorico, lì l'aspetto pratico è particolarmente coltivato, per cui di scambio ha dato anche più completezza alla formazione mia come medico, perché la pratica che ho fatto là in quell'anno credo che in Italia non sarei riuscita a farla proprio per un'impostazione. Un approccio diverso, insomma. Differente, sì. Però è stato veramente arricchente sia dal punto di vista umano che politico che soprattutto universitario. La lingua l'ha facilitata, cioè il fatto che lo spagnolo sia in qualche modo simile all'italiano oppure ha dovuto faticare inevitabilmente lo stesso? Io ho sfatto un luogo comune perché da una parte sapevo già la lingua. Già conosceva lo spagnolo? Beh, però ho visto anche il percorso di chi è arrivato senza saperlo e devo dire che sì, è facile raggiungere da italiani un livello di spagnolo accettabile, però padroneggiarlo completamente, come dicevano prima loro, e padroneggiare completamente al contrario l'italiano dallo spagnolo è particolarmente difficile, perché è comunque una lingua diversa, un'impostazione diversa.
si arriva comunque a sapersi sempre far comprendere dal prossimo. L'italiano, anche quando non sa lo spagnolo, riesce ad intendersi. Siamo cugini in senso stretto, molto certo. Più con loro che con i francesi. Per ah, beh, certo, questo è verissimo. Cioè, c'è più simpatia anche, no, tra i popoli, notoriamente. Sì, è un popolo meraviglioso. Accogliente, insomma, immagino, e quant'altro. Una curiosità: si dice che i ragazzi italiani sono poco propensi a muoversi, a spostarsi, alla mobilità, sebbene molti atenei, fra cui quello di Perugia, ci tengano invece particolarmente alla mobilità dei propri studenti e in realtà anche dei docenti. Nel confrontarsi con i coetanei spagnoli, lei ha notato questo? Cioè, ha notato che loro sono, per esempio, più predisposti a spostarsi, ad andare in un altro paese, a fare esperienze all'estero rispetto ai suoi coetanei italiani? Guardi, di italiani ce n'erano tanti a Madrid, questa è stata la mia realtà, e di spagnoli qui a Perugia ce ne sono tanti. Prima parlavamo di una percentuale certo. preponderante sugli Erasmus, che era del 58 o 63%, sì. La forbice era quella. Ho fatto un'altra esperienza in Sudan partecipando con un progetto di scambio simile con un mio amico spagnolo, fra l'altro conosciuto a Madrid, con cui certo. siamo tuttora quasi fratelli, e le dirò che anche lì eravamo spagnoli e italiani, per cui magari è vero rispetto ad altre popolazioni in Europa, però siamo comunque predisposti alla mobilità. Sta cambiando adesso anche la logica, è in crescere, magari, è in no? la predisposizione allo spostamento all'estero degli italiani sì. e degli studenti di Perugia anche. Credo sia dovuto anche a questi racconti, cioè al nostro cercare di far capire. Esatto, no, ma è quello che è un'opera di comunicazione che stiamo facendo anche in questo momento, cioè la comunicazione delle vostre esperienze può essere da stimolo per altri ragazzi a farle queste esperienze, no? a buttarsi un po', diciamo, in certo. questa esperienza all'estero, non averne paura, ma anzi a vederla come uno stimolo e un'opportunità. Un'esperienza analoga avete scelto di fare anche voi, naturalmente, però andando, per quanto la riguarda, io parlo con Serena Brenci Pallotta, in una facoltà di economia, peraltro, quindi studi completamente diversi, in Svezia. Come mai la Svezia? Allora, la Svezia è stata una scelta... Perché la Svezia sembra un po' più ostica, no? Della Spagna sì. per un italiano, dell'Italia per uno spagnolo, insomma. Sì. Una scelta coraggiosa la sua. È stata una scelta motivata fin dall'inizio da una passione. Per lo svedese o per il no, paese Svezia? No, non tanto per la lingua in sé svedese, quanto proprio per l'economia svedese, per le relazioni umane che ci sono su, per il welfare state... Per tutto un ordinamento scandinavo che è molto differente dal nostro, che mi incuriosiva molto. Ecco, il punto delle relazioni umane ci era inedito, nel senso che non, diciamo, i paesi nordici non danno di per sé l'idea di relazioni umane, no? Così facili da instaurare. Magari lei invece ci viene a raccontare una realtà diversa da quella che ci immaginiamo. Esattamente, sì, perché ho trovato un contesto umano sia a livello accademico che all'esterno, innanzitutto molto variegato. Studenti che vengono da ogni parte del mondo, molti orientali, e gli svedesi stessi molto discreti, ma nello stesso tempo anche propensi allo scambio e all'aiuto. Quindi aperti, diciamo, nella tantissimo, loro mentalità. Tantissimo. Ecco, questo, ripeto, è una cosa che va ascoltata con attenzione, perché sì. spata un po' un luogo comune. Io insomma. Mi sono sorpresa piacevolmente e ho tuttora un ricordo positivissimo di quell'esperienza. Che lei è stata quanti mesi? 5 mi risultano? Io sono stata 5 mesi, poi sono rimasta un altro mese per cercare un po' di vedere bene la zona, che magari lo studio non mi aveva consentito prima di poter fare appieno. Quindi fare un po' la turista, insomma, anche per un po'. Sì, sì, sì. Gli esami sì, come sì, sono andati? L'esperienza proprio accademica lì è andata bene. Ho scelto di far su principalmente la tesi specialistica ecco. di economia. Quindi lei era già, che era la mia motivazione di arrivo, di partenza, sì. Su un confronto appunto Italia-Svezia, partendo dal background umano e istituzionale fino ad arrivare a un confronto economico e una possibile collaborazione, che è anche un tema... Sembra inedito, ma in realtà in Italia già ci sono degli approcci di cooperazione fra aziende italiane e svedesi. E poi, stando lì, di supporto a questa tesi, ho fatto un esame che avevo già fatto in Italia, International Business, quindi ho avuto modo anche di vagliare il confronto certo. fra l'approccio didattico italiano e quello svedese, e un altro esame che ho scelto invece da inserire nel piano di studi, e sono andati bene. È proprio diverso anche il meccanismo. Beh, immagino la didattica sia diversa, sì, inevitabilmente sì, sì, l'approccio sì. alla formazione universitaria. Sotto alcuni aspetti anche molto più stimolante. Ecco, quindi lei l'ha sì. apprezzata, insomma, questa esperienza molto. In tutti i sensi. Ecco. La sua collega invece, Silvia Nullis Muraglia, è andata alla New University York. Of
of York, giusto, per sei mesi, facoltà di matematica. Qui la scelta sembra un po' più comprensibile, almeno per quanto concerne la lingua evidentemente, sì. No? Cioè un modo per imparare bene l'inglese sul campo, insomma. Inizialmente indecisa anch'io con la Spagna, perché comunque la Spagna è sempre un paese che attrae un po'. Però poi ha vinto la scelta della lingua, quindi diciamo l'inglese è utile, ho preferito. L'ha messo in pratica molto, immagino, sì, intensamente, sì. Questo serve tanto, si sa. Sì, anche perché non ero così ferrata, avendo studiato matematica, diciamo la lingua è stata un po' trascurata, invece così ha potuto riapprofondirla nel modo giusto. Come si è trovata? Benissimo, sia a livello organizzativo, a livello sociale. Da quando sono arrivata, da subito mi sono trovata proprio bene. È stato subito un qualcosa di familiare e poi questo è stato provato dal fatto che quando sono tornata in Italia avevo un ricordo così bello che ho deciso di ripartire. Ah, è ripartita di nuovo. E quindi sono ripartita, ho fatto l'Erasmus Placement. Ah, ecco, che è un'esperienza diversa. È un'esperienza di ricordare diversa. Che cos'è, mentre no, l'Erasmus è comunque fatto fra università, per cui certo, io è un periodo di studi all'estero, all'estero, all'Università di York. Ho fatto 4 esami bene, e ho seguito che le lezioni. Sono evidentemente riconosciuti dall'Ateneo di Perugia e quindi è un modo di proseguire proprio percorso. Sì, anche per vedere le differenze, accademico. Appunto, anch'io ho notato che c'è tanta differenza, soprattutto dal punto di vista pratico. Certo. In Inghilterra ho notato molto, si punta un po' di più sulla pratica. E poi appunto, ecco, quando sono tornata ho scelto di fare domanda per l'Erasmus Placement, che invece è un tirocinio all'estero. È un modo per iniziare un'esperienza anche lavorativa. Anche pratica, sì. Insomma, lei è tornata lì? No, sono andata in Germania, a Monaco. Al centro aerospaziale. Va verso il nord, insomma, tendenzialmente. Sì, sì. Ho capito. Come si è trovata in questo Bene, caso? Bene, anche lì, benissimo. Per quanto sì. tempo è stata? In Germania 4 mesi e mezzo e a York 6 mesi. Allora, per sfatare un po', diciamo, anche un altro dei luoghi comuni, le mamme dei partenti, diciamo, italiani hanno favorito o ostacolato preoccupatissima, questa scelta? Preoccupatissima. Dopo lo chiediamo anche alle vostre colleghe. Soprattutto per la prima partenza, nel mio caso, perché comunque non ho mai esperienza all'estero da sola, quindi era molto preoccupata. Poi dopo si era assegnata. Rassegnata, sì. Perché ha visto che lei tornava ad andare all'estero, evidentemente si era trovata bene. Sì, ma ha visto che ero contenta. Crescendo, esatto. Eccetera. Nel suo caso? Basta farla entrare nell'ottica e poi dopo un primo approccio. Perché la Svezia è lontana, è veramente sì, lontana, sì, insomma, neanche avendo da dire. Avendo visto l'entusiasmo, accettato. Okay, si è canalizzata. E la mamma del ragazzo che cosa ha detto? Mia madre ha rinunciato a vedermi star fermo. Ah, quindi ti era segnato tempo fa, diciamo, sì, sì. Quindi prima di questa esperienza ha preso atto. Le famiglie invece in Spagna o in Germania, come la prendono questa scelta di andarsene per un po'? Io penso che abbastanza bene. Bene. Perché parlano con noi e si trovano molto felici qui. Nel suo caso lo stesso? Sì, nel mio caso io l'ho detto prima dal primo corso, quindi quando è arrivato. Che sarebbe partita. Sì. Quindi hanno già capito che insomma la tendenza sarebbe stata quella. E magari l'hanno accolta bene, insomma, la vostra collega ha detto all'inizio malissimo, insomma, un po' di chiusura, di resistenza iniziale della mamma italiana, forse c'è anche stato, però poi naturalmente. Si è capita l'esperienza. No, la mamma tedesca come ha reagito? Devo dire che anche la mia mamma era molto scettica e ecco, non volevo quindi c'è una lasciarmi, sì. Si accomunano, diciamo, le mamme sì, sì, sì. tra italiane e tedesche, sì. E poi però ha capito che lei sta bene, che si sì. trova bene. Mm-hmm. Chiacchieriamo spesso. Certo. Sì, Beh, oggi insomma si è anche facilitati nelle comunicazioni, sì. In realtà 6 mesi volano. Questo, sì. Eccetera. Però all'inizio ci conferma sì, che anche nel suo all'inizio caso. All'inizio era molto scettico, ma veniva anche a trovarmi una volta. Beh sì, questa è una cosa. Sì. Magari anche la mamma ha colto l'occasione per fare sì. un viaggio, più d'uno, insomma, vacanze, no? In questo sì. caso. Allora, abbiamo parlato giustamente dei perché delle vostre scelte, dei vostri periodi, del vostro studio, di tutte le cose anche positive. Il lato, diciamo, di socialità e quant'altro, lo vogliamo sottolineare anche per i vostri colleghi che ci dovessero ascoltare magari in questo momento e che magari si stanno chiedendo se fare o non fare un'esperienza Erasmus. Cioè, quanto ci si unisce tra ragazzi e tra studenti quando si fanno queste esperienze? Quanto gruppo si crea e quante amicizie importanti si creano che poi magari durano nel tempo? Io ho fatto tante amicizie anche con italiani perché abito anche con un italiano certo. al collegio e ci sono anche altri Erasmus dalla Grecia,
Sì, è meraviglioso. Sì. Quindi amicizie internazionali, sì, insomma, sì, in tutti i sensi. Anche per voi? Cioè, tendete a stare tra spagnoli oppure avete familiarizzato con gli italiani? Abbiamo anche familiarizzato, sì. Proviamo almeno, e abbiamo trovato che la gente qui è molto aperta e... Anche questo, insomma, è un altro luogo comune che viene sfatato, no? I perugini sono considerati magari un po' chiusi, invece no, voi siete state bene accolte. Sì, assolutamente sì. Siete trovate bene sin dall'inizio. La stessa domanda. In Spagna, spagnoli invece ritenuti notoriamente un popolo di accoglienza, no? Di apertura verso... anche lo straniero, ma insomma verso l'altro in generale. Assolutamente sì. Da una parte le amicizie con le persone di lì, con i madrilegni veri e propri, si sono mantenute, sono state tante. Dall'altra con gli studenti internazionali. Molto spesso le due cose si incrociavano. Certo. E devo dire che ormai è passato quasi un anno da quando sono tornato. Si sono mantenute in un modo molto... Ha avuto voglia di tornare, Laura? Sono tornato molto spesso. Quindi davvero ti si affeziona. Fino a febbraio, gennaio ero sempre lì, una volta al mese praticamente. Poi le persone che vengono qui a trovarci in Umbria sono una volta al mese, qualcuno c'è. C'era una ragazza svizzera fino a pochi tempo fa. Che a turno si riunisce. Sì, sì, è molto bello perché i rapporti che si creano sono solidi e sinceri soprattutto. Questo è importante, poi ci si apre comunque a delle culture diverse. Sì, e anche delle possibilità diverse per il futuro. Certo. Perché magari... ad esempio nel mio caso io non escludo che magari l'esame di specialità successivo, la laurea in medicina, lo possa provare anche in Spagna. Così perché... come loro valutano quelli che sono venuti in Erasmus in Italia. La possibilità di venire in Italia. Mesi, certo. Vista anche l'apertura e la circolazione dei titoli che giustamente insomma ci deve essere in Europa. Lei ci ha già anticipato che in Svezia le relazioni umane sono andate benone, anche questo, ripeto, è un... Sia con gli svedesi della nostra età è stata una scoperta piacevole, sia con il mio proprietario di casa e la moglie, che sono stati carinissimi. Quindi lei stava in famiglia sostanzialmente, una sorta di alloggio in famiglia. Ero con altri quattro ragazzi. Quindi comunque con altri ragazzi. Sì. Però vicini al nostro proprietario, ecco, un po' una famiglia, un po' un affitto di un appartamento. Sì, sì. Poi loro hanno una power distance bassissima, nel senso che hanno un livello di informalità notevole, fra i più bassi d'Europa, per cui è molto facile instaurare relazioni anche amichevoli, che rimangono, cortesi. Voglio dire, che durano nel tempo, questo è l'auspicio. Sì. E oltre che con gli svedesi, anche con il gruppo in sé. Noi eravamo un gruppo non troppo numeroso in una località piccola, perché eravamo in un paesino, diciamo, a Kristianstad, al sud della Svezia, e poi rimangono, anche a distanza di un anno. Questo è siamo importante. In contatto. Lei è andata in Inghilterra, nel Regno Unito, quindi lì ci sono davvero tante culture che si incontrano, tanti ragazzi di tutto il mondo che vanno ad imparare la lingua, infatti, anche, no? Moltissimo. Sì. Immagino che ne avrà conosciuti tanti. Sì, infatti ho mantenuto contatti sia con i miei coinquilini, che erano comunque inglesi, con gli inglesi, ma anche e soprattutto anche con gente proveniente dalle altre parti, quindi ecco per esempio spagnoli, francesi, e anche noi ci siamo rivisti, sono andato io a Madrid, sono venuti a Roma, poi quando sono stata in Germania mi sono venuti a trovare in Germania, quindi anche noi abbiamo avuto diversi punti d'incontro. Certo. Poi io immagino che tutti voi consigliereste ai vostri colleghi di fare la vostra stessa esperienza, no? Sia i ragazzi incoming che gli outgoing, mi pare di capire dall'entusiasmo con cui ci raccontate le vostre esperienze. Ritengo che siate i migliori testimonial del progetto Erasmus nel suo 25ennale che si sta celebrando proprio nel 2012. Io ringrazio molto l'ufficio che gentilmente vi ha invitati qua questa sera, quindi l'ufficio area relazioni internazionali dell'Ateneo di Perugia. Ringrazio anche la professoressa Gaino e tutte le persone che lavorano con lei e l'aiutano in questa forte volontà dell'Ateneo per la mobilità dei ragazzi in entrata e in uscita. Ringrazio anche ciascuno di voi, Frank Schumacher, Marta Osuna Marco, Silvia Valleio, Alessandro Verona, e dietro di voi Serena Principallotta e Silvia Nullis Muraia. Grazie a tutti voi davvero per essere stati appunto dei testimonial, volontari o involontari, insomma, per far capire ai vostri colleghi studenti dell'Ateneo di Perugia o anche studenti di altri atenei all'estero che può essere utile attuare il progetto Erasmus. Questa prima parte si chiude qua, però proseguiamo naturalmente la trasmissione con la rubrica fissa e l'agenda dell'Ateneo, e a seguire per la seconda parte parleremo di un premio di laurea. Il Consiglio del Palazzo della Provincia ospita sabato 30 giugno alle ore 10 la tavola rotonda Due Process in Italian and United States, Adversarial Criminal Justice Systems Perspective in the Amanda Knox Trial.
Intervengono Luis Del Duca, The Dickinson School of Law, Alessandra Lanciotti e Mariangela Montagna dell'Ateneo di Perugia, Alejandro Garro della Columbia University School of Law e Robert Reins di Dickinson School of Law. Si tiene a Perugia dal 9 al 13 luglio al Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica la scuola estiva in bioeconomia. Il 5 e 6 luglio a Perugia al Dipartimento di Scienze della Terra si terrà il secondo appuntamento delle giornate di studio della Società Geochimica Italiana SOGEI. Saranno incentrate sul tema e ruolo della geochimica nel monitoraggio ambientale. Le giornate SOGEI sono un appuntamento itinerante con cadenza quadrimestrale dedicate a problematiche geochimico-ambientali, la cui principale finalità è quella di avviare un processo interattivo di scambio, informazioni e di opinioni tra mondo scientifico, mondo delle professioni, istituzioni e industria. Per iniziativa della famiglia verrà assegnato un premio di laurea in memoria del dottor Alfredo De Poi. Possono partecipare al concorso i laureati delle vecchie ordinamenti, laureati magistrali o specialistici della Facoltà di Scienze Politiche in discipline internazionalistiche, con particolare attenzione alle problematiche europee, che abbiano conseguito il titolo nell'anno accademico 2010-2011 o nella prima sessione 2011-2012. L'importo del premio è pari a 1.500 euro. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono pervenire entro il 27 luglio 2012. Il bando è disponibile anche su internet all'indirizzo www.unipg.it/scipol. Ed è istituito per iniziativa della famiglia il concorso ad un premio di laurea in memoria di Laura Viti, studentessa universitaria della Facoltà di Scienze Politiche dell'Ateneo. Possono partecipare al concorso i laureati del vecchio ordinamento, i laureati magistrali specialistici della Facoltà di Scienze Politiche che abbiano svolto una tesi di argomento politico-sociale e conseguito il titolo presso l'Ateneo di Perugia nell'anno accademico 10-2011 o nella prima sessione 2011-2012. L'importo del premio è pari a 1.500 euro. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 27 luglio 2012. Il bando è disponibile anche su internet all'indirizzo www.unipg.it/scipol. Verrà assegnato un premio di laurea in memoria del professore Ruggero Pi, già docente di storia del pensiero politico contemporaneo presso la Facoltà di Scienze Politiche. L'iniziativa è promossa dalla famiglia. Possono partecipare al concorso i laureati del vecchio ordinamento, i laureati magistrali o specialistici della Facoltà di Scienze Politiche in discipline storiche e politologiche, che abbiano conseguito il titolo nell'anno accademico 2010-11 o nella prima sessione 2011-2012. L'importo del premio è pari a 1.500 euro. Le domande di partecipazione redatte in carta semplice dovranno pervenire entro il 27 luglio 2012. Il bando è disponibile anche su internet all'indirizzo www.unipg.it/scipol. Ed è istituito per iniziativa dei genitori il concorso ad un premio di laurea in memoria del figlio dottor Andrea Calistri, brillante laureato magistrale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Ateneo. Il premio è finalizzato al sostegno di un progetto di ricerca o di formazione all'estero post lauream. Possono partecipare al concorso i laureati del corso di laurea magistrale in relazioni internazionali che abbiano conseguito o conseguiranno il titolo con il massimo dei voti nell'anno accademico 2012. L'importo del premio è pari a 1.500 euro. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 novembre 2012. Il bando è disponibile anche su internet all'indirizzo www.unipg.it/scipol. Ed è istituito per iniziativa della famiglia Calzoni un concorso per l'erogazione di un premio di laurea finalizzato in memoria dello studente Stefano Calzoni per mantenerne vivo il ricordo. L'importo del premio di laurea pari a 1.500 euro è finalizzato a premiare la miglior tesi di laurea del corso di laurea magistrale Ingegneria Edile Architettura. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro non oltre il 15 novembre 2012. Il bando è presente anche sul sito internet www.unipg.it. La famiglia Trabalza e la Facoltà di Giurisprudenza mettono a concorso un premio di laurea annuale intitolato a Lorenzo Trabalza, da assegnare a tesi aventi ad oggetto i temi concernenti il rapporto tra etica e scienza. L'importo del premio è pari a 1.500 euro. Possono concorrere all'assegnazione dei premi laureati dell'Ateneo tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 ottobre 2012. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 30 novembre 2012. Il bando è disponibile su internet all'indirizzo www.unipg.it.